Fabrizio Cardarelli è il sindaco di Spoleto, si prepara come ogni anno, ma quest'anno partecipiamo anche noi di Affari Italiani, quindi siamo particolarmente attenti. Benissimo. Ma si prepara un programma straordinario. Sì. Qual è il sentimento, anche se è una domanda magari banale? No, ma c'è una grande attesa in città, perché sappiamo che già la prevendita dei biglietti sta andando benissimo, per cui ci stiamo preparando nel modo migliore, stiamo facendo la città più bella che sia possibile, in modo da accogliere i nostri visitatori con il solito affetto e nelle migliori condizioni. Giorgio Ferrara lo ha detto, una delibera lampo per poter dedicare, ma ce lo dica lei. Sì, perché ci sembrava doveroso. La delibera lampo nasce dalla profonda riconoscenza nei confronti di un artista che purtroppo è venuto a mancare, ma che avrà eternamente la gratitudine della nostra città. Quindi il teatro sarà intitolato? È già intitolato al Caio Melisso e al... Il teatrino delle al sei? Il teatrino delle sei, sì, no, ma... Prego, prego. Vorrei spiegare che il teatrino delle sei sta sotto al Caio Melisso. Certo. Lo struttura è lo stesso. Quindi è il teatrino delle sei, è un teatro che sta sotto al Caio Melisso, verrà dedicato all'indimenticabile Luca Ronconi, che è nato al Festival di Spoleto artisticamente con Orlando sì, Furioso sì, e quindi negli anni 60. È una città che veramente dimostra di essere intelligentemente riconoscente. Assolutamente. Ancora una piccola cosa, fare cultura in Italia oggi dal punto di vista dell'amministrazione locale, qual è il prestigio, qual è la soddisfazione, ma qual è la difficoltà? È difficile, perché è uno degli ambiti per i quali purtroppo c'è ricorrente il tema dei tagli e dei sacrifici. Ma noi dobbiamo puntarci assolutamente sulla cultura, perché viste le difficoltà anche del mondo industriale, dobbiamo puntare tutto sul turismo e la cultura, che sono i nostri asset principali. Ci vediamo a Spoleto. La ringrazio molto. Arrivederci.